Luca De Zolt, artigianale del Grillo. Le tue birre hanno avuto un grande successo in questo ultimo periodo. Che premio hai vinto? Sì, abbiamo vinto il primo premio con questa birra, la Ungiuli, una birra dello Zafferano, in collaborazione appunto con Auro Ungiuli, una ditta di Pordenone che fa appunto prodotti con lo Zafferano Made in Italy. Poi abbiamo vinto il secondo posto con la birra Miele di Castagno, in collaborazione con la Proloco di Limana, e il terzo posto con la birra di Natale, la nostra Parnavà, a questo concorso appunto disputatosi i primi di febbraio a Riva del Garda. Da quanti anni fai la birra? Abbiamo iniziato nel 2007 e quindi sono 11 anni adesso. Sei soddisfatto? Sì, diciamo che sono soddisfatto del punto raggiunto con la birra. Sono un po' meno soddisfatto magari di tutta la burocrazia che purtroppo ci va dietro, però a livello di prodotto sì, sono soddisfatto, sto cercando sempre di migliorare qualcosa, quindi di dare un prodotto sempre migliore e di qualità migliore. Tu sei figlio di Maurilio De Zolt, il grande fondista, più volte campione del mondo e campione olimpico. Beve la tua birra tuo padre? Sì, diciamo che è il mio degustatore ufficiale, quindi oltre che assaggiarla io, la faccio assaggiare anche a lui per vedere insomma se la birra è buona, se gli piace, se trova qualche difetto, essendo che lui magari ne fa un consumo un po' maggiore del mio, quindi lui sicuramente ti sa dare qualche consiglio. Quindi sì, tu adesso certo. Produci sei tipi di birra, se ce le vuoi presentare iniziamo dalla Parnei. Sì, la Parnei è la nostra classica birra tipo Pils, è quella che va per la maggiore. Poi abbiamo la Weizenei, che è una birra di orzo e frumento, la Weizen in pratica. Poi abbiamo la birra miele con miele di castagno, che facciamo appunto in collaborazione con la Proloco di Limana. Facciamo la Parnavà, che è una birra di Natale, la potete trovare solo il periodo natalizio. E facciamo la Piai, che è una brata di Pio Malto. Facciamo la Comengo in collaborazione con Lorenzo De Candido, che ci dà il miele mille fiori nostro qui della zona. Facciamo questa birra con lo Zafferano, sempre in collaborazione con Auro Ungiuli di Pordenone. Poi extra queste, che diciamo che sono un po' la linea che abbiamo tutto l'anno, facciamo anche una birra con la zucca, in collaborazione con la Proloco di Cavrera. Poi abbiamo fatto una IPA e una Pils belga per la Vaca Matta di Fara di Solido. E quest'anno, se riusciamo, dovrebbe andare in produzione una birra con la canapa di Sesto, se tutto va bene. Adesso abbiamo fatto qualche prova, la birra è venuta bene e adesso vediamo se riusciamo a metterla in produzione quest'anno, o comunque sarà la prossima birra che farà parte insomma dello staff. Dove si può trovare la tua birra per chi fosse interessato? Beh, si può trovare in Comelico da qualche rivenditore tipo Macelleria Doc, piuttosto che l'Angolo del Latte Santo Stefano, o comunque nei bar, abbiamo qui davanti il birrificio, che è anche il Comelico, Pizzeria Jolly, Noblé, Pizzeria d'Oreste a Padola, all'Hotel La Torre a Padola, e comunque poi ce l'abbiamo anche qualcosa a San Vito, Borca, Cortina, Belluno e Triveneto, insomma, ecco. Chi ti volesse contattare, avete un sito internet a cui ci si può rivolgere? Sì, abbiamo un sito internet www.birradelgrillo.it e lì trovate tutte le informazioni, trovate i locali dove potete trovarla nelle varie zone insomma dove la forniamo, e basta, potete contattarci lì. E chi beve birra campa 100 anni, dicevano, giusto? Anche di più. Quindi complimenti per questa birra, complimenti per la vittoria e ci vediamo prossimamente. Grazie a te Stefano e un saluto a tutti quanti.